tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video della Taverna dello Svapo. Come al solito, io sono Gabri e io Birillo. Oggi andremo a recensire una nuova mod. Vai Birillo, faccela vedere. È cosiddetta il flauto magico. È un clone. Abbiamo preso il clone AV Mod 7. Ora andiamo a aprire a vedere cosa contiene la sua scatola. Sì. Allora, apriamo la scatoletta magica. Allora, c'è un pezzo di tubo, lo tiriamo fuori, lo facciamo vedere. Un bellissimo tubo della SS Edition. Bello. Esteticamente bello, fatto bene. Ora andiamo a vedere il tasto in fondo. Il tasto è tipo quello del Time Cap, sì. Uguale, wow. Con i sei fori di sfiato. Un po' piccolini però. Ci sono. Sopra c'ha per regolare il pin. Ha un bel pezzo. Sono fini. La filettatura, sì, è molto fine. Fatta abbastanza bene. Non c'ha sbavature, non c'ha niente. C'ha l'anticorpo. Sì. C'ha l'anticorpo. C'ha la sleeve e il carbonio. È proprio resina. Carino, sì. Con la sua loring, sì, in cima. Un po' scivolosa forse, però. Sì, un po' scivolosa perché. E poi cosa c'ha? C'ha un altro pezzo per metterci la batteria, la seconda batteria. Eh sì, perché si può allungare questo. E dentro c'ha il suo dripper della V, che ci puoi fare delle resistenze da 0-10 da usarlo con, sì, una batteria, perché sì, con due c'ha, scalda troppo. Ora lo facciamo vedere aperto con me, perché c'è la camera un po' piccola, cioè. Sì. E quindi c'è la cameretta piccolina, dovrebbe essere un 20-22, piccolissimo, con il più e il meno. Infatti fatto io abbastanza bene, però c'è pochissimo. Sì, infatti c'è troppo poco spazio. Infatti oggi non andremo a fare la prova di svuoto con questo, perché è troppo piccolino. Non ci piace. Allora, ora andiamo a montare le due batterie in serie con sopra il boom. Con sopra il boom, che ce l'abbiamo fatto una resistenza da 0,30. Sì. 5 spire sulla punta da 3. Con il 26 per 32. Clapton, sì. Ok, allora lo vado a montare. Ci monto subito il pezzo di sopra dove ci va poi messo il dripper. Andiamo a mettere il Goon 24, certo. Ci metto una batteria, ci metto il suo pezzo addietro, lo vado a stringere, metto la seconda batteria e ci metto il tasto. Esplode. No, non può esplodere. Scherzo. Lo vado a registrare bene, lo porto in battuta il pin, perfetto, e sgancio la, c'è anche la scura, sì, per non farlo attivare. È un bel flauto. Sì. Non è un attrezzo da portarsi in giro. Come vedete è bello, bello lungo, un bella attrezzone, carino, sì. Allora andremo a drippare con Power Dynamite, che ormai siamo al fondo. Sì. Allora lo vado ad aprire, lo bagniamo bene e facciamo vedere come quanto fumo fa. Un po' pericoloso, eh? Sì. Un po' pericoloso. Un po' pericoloso, secondo me è un po' pericoloso. C'è una bella spinta. Ora andrò a fare la prova di svapo. Così scalda un po' troppo, guarda. Scalda un botto, ti viene un fumo caldo a bomba, anche se da 0,30 la resistenza. Sì, infatti a me non mi piace tanto.
Allora cosa fai? Ti lo proverai? Io lo provo con il perless e la batteria. Sì. Perché questo c'ha la possibilità di usarlo con due o con una. Sì. Allora vado a smontare, ci metto la sicura. Il perless ha una resistenza 0,10 e quindi lo andremo a provare con una batteria. Allora vado a togliere le batterie. Una e una, due. Ci vado a togliere per aggiunta, ci mettiamo una batteria. E togli più. Però va regolato meglio. Sì, mando subito in battuta. Mando subito in battuta la clip. Allargano ancora un po'. Vai a drippare. Qua c'è la resistenza da 0,10. Vanno bene le api. Puoi vedere anche qua come attiva. Possiamo vedere come attiva. Attiva bene anche qua. Attiva bene. Sì. Andiamo a fare la nostra prova di svapo. Anche con una batteria spinge davvero bene. Ora faccio anche la prova. Prova a fare la prova di svapo anche te. Due esagerate. Sì. Due esagerate. È un prodotto da collezione per sì, me. Sì. Poi se cosa c'ha questa sleeve lucida di resina, sì. Carbonio che ti scivola. Non c'ha il grip che ti rimane bene in mano. Quindi cosa fa? Tutte le volte ti va giù e ti scivola. Però col perless fa anche una bella figura. È bello. È bello, ci sta bene. Bel prodotto. Un bel prodottino. Piccolino così lo puoi anche portare lì. Sì. Uno da solo due no. Un po' pericoloso secondo me, essendo anche il clone che non è. Ma poi scalda troppo, scalda. Cioè per come l'abbiamo rigenerato noi, per stare abbastanza in sicurezza. Spinge bene, eh. Anche spinge con non scalda nemmeno tanto il dripper. No. Bello, un bel prodotto. Che voto ci dai, Gabri? Io anche, calcolando che è un clone. Complessivo ci do un 7, ci do. Un 7 anch'io. Il 7 è bello da collezionare, da metterlo in bacheca, lo metti lì. Se mai da usarlo una volta, ogni tanto. Quando proprio. Doppio sarà difficile, credo. No, infatti. Però singolo lo posso scaldare. Sì, vero. Ci sta. C'è una bella spinta, Gabri. No. Spinge bene. Spinge bene. Bello. C'è la vera attiva bene. Il tasto è anche abbastanza affidabile perché ha la chiusura così, quindi. Se lo metti in tasca, lo blocchi, lo metti in tasca, non sa certo io. Va bene, allora, dalla taverna dello svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Un bacio. È tutto, ciao.